Buongiorno, stamattina mi trucco con questa meraviglia che è la Electro Turquoise di Kaleidos, quindi giochiamo con i toni del turchese, arancio e marrone. Non ho ancora idea di che cosa vorrei creare, ma fatemi pensare. Direi che possiamo partire dal turchese, questo qua più chiaro, da applicare nella piega. Prendo un pennello di BH Cosmetics. Fatto questo primo step, intanto vedete che questo turchese è veramente bello pigmentato e sfumabile. A questo punto prenderei quello un po' più scuro, questo qua, e ovviamente lo andiamo ad applicare nella parte più esterna dell'occhio. Bellissimo, super pigmentato e uniforme. Chiaramente adesso andrò ad applicare il turchese, quello brillantinato, sulla palpebra mobile, quindi indovinate un po', NYX Glitter Primer. Questo è bellissimo. Questo ombretto è spettacolare. Guardate che razza di riflesso. Sembra le scaglie della coda di una sirena. È meraviglioso. Scurisco un altro po' l'angolo esterno con il marrone presente nella palette. È bellissimo, mi piace un sacco. Chiaramente è un look molto forte da indossare completamente blu turchese, però nel complesso i colori sono veramente belli insieme. Sono tornata, ho finito il resto della base tranne il blush e ho applicato l'ombretto anche sull'altro occhio e sono innamorata di come risultano i colori, di come si sono sfumati tra di loro. Trovo che la qualità ci sia davvero e si percepisca molto bene. Ora, sulla rima inferiore vorrei utilizzare l'arancio perché a questo punto mi sembra molto sensata come cosa. E volevo utilizzare però una matita come base affinché si appiccicasse un po' meglio. Purtroppo non ho una matita arancione bella accesa, bella vibrante. Allora prenderò la pastello di Neve Cosmetics nel colore Illusion, che in realtà è un pesca molto chiaro, ma poco importa, mi serve solo da utilizzare come base per far appiccicare di più l'ombretto in polvere. E poi ci tampono al di sopra l'ombretto arancio un po' più fluo. Prendo un pennellino angolato e prelevo il marrone che vado a pressare proprio all'attaccatura delle ciglia. E nell'angolo interno, come potrete immaginare, andrò ad utilizzare il colore più chiaro, brillantinato, come punto luce, che è stupendo, tra l'altro. Sono tornata, il look è completato, ho messo anche delle ciglia finte che sono le Ardell Wispies, quindi questo è il trucco completato, non posso assolutamente dire nulla di negativo riguardo alla formula di questi ombretti, si sono fatti applicare, sfumare, stratificare perfettamente gli uni con gli altri.
E niente, mi piace davvero tanto. Chiaramente questa palette mi invita a giocare col turchese, con l'azzurro, col verde acqua. Se non sono i vostri colori, ve la sconsiglierei, ma semplicemente per il fatto che chiaramente questi sono e con questi si lavora, però la qualità è strepitosa. Cioè, spero si possa intuire la luminosità, la pigmentazione e l'uniformità del pigmento di tutti quanti, sia dei matte che degli shimmer brillantinati. E niente, io sono molto 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 soddisfatta di questo look, quindi questo è quanto per questa palette, ci vediamo tra un po' con la prossima. Bene gente, passiamo al secondo look realizzato con la VR Neon, sempre di Kaleidos. Questa sarà già un po' più una sfida perché non riesco ad immaginare un look che comprenda solo questi ombretti. Infatti questa palette l'ho presa come accessoria ad altre palette, però visto lo scopo del video vorrevo provare appunto ad utilizzare esclusivamente questa per fare qualcosa. Detto ciò, penso che utilizzerò prevalentemente due colori e devo solo decidere quali. Allora, o facciamo una cosa che su carta non è che funzioni molto bene, ossia usare il fucsia col rosso, se no potrei usare questi tre con l'oro, oppure anche il verde. Dai, facciamo che utilizzo più o meno questi colori qua, escludendo il rosso e il fucsia. Allora, parto con il giallo che applico nella piega dell'occhio. Con un pennello più piccolo, sempre di BH, vado a prendere l'arancio. E questo lo prendo presso sempre nella piega. Con un pennello di questi piccoli di Nabla prendo poi il rosso e con questo vado ad intensificare un po' l'angolo esterno. Questo sarà il look più banale probabilmente realizzabile con questa palette, è che obiettivamente non è che vi saranno sicuramente svariate possibilità di utilizzo, però più a livello fotografico che pratico. Già questo per me risulta già un po' troppo vivace, ecco. Ok, adesso chiaramente sul resto della palpebra andrò ad applicare il dorato shimmer. Il rosso, diciamo che per come si è applicato non è super intenso, è leggermente patchy e probabilmente è perché non andrebbe stratificato troppo sopra a una base già polverosa, che è una questione che abbiamo già visto magari anche con un paio di ombretti di Melt. Ok gente, ho finito di sistemare anche l'altro occhio e ho semplicemente aggiunto praticamente nella palpebra per delinearla l'eyeliner Klimt di Nabla, che è praticamente identico come tono all'ombretto dorato che ho steso su tutta la palpebra mobile, ecco. Adesso per la rima inferiore che cosa potremmo fare? O restiamo in tono e utilizziamo l'arancio e il rosso, oppure facciamo una cosa folle, ci mettiamo il fucsia o il verde. No, il verde non mi va. O metto il verde. Oddio, che cosa faccio? No, il fucsia secondo me risulta un po' troppo, come se questo non fosse già troppo. Quindi andrei di verde. Prendo la matita di neve che si chiama Palm, che è un verde più scuro rispetto a quello fluo della palette, ma poco importa. La uso sempre come base. Se non si fosse capito, mi piace utilizzare delle matite come base per gli ombretti sulla rima inferiore perché ho una piega abbastanza definita sotto l'occhio e tutti gli ombretti, se non
se non uso una base in crema tendono a svanire immediatamente lì praticamente. Prendo poi un pennellino piccolo e questo lo vado a utilizzare per pressare il verde sopra quello di neve. Così facendo chiaramente il verde non è più acceso come nella cialda perché lo uso al di sopra di una base più scura, ma va bene lo stesso. È molto bella come combo di colori. Ok, adesso nell'angolo interno riprendo il giallo. Purtroppo questa palette non ha un illuminante per l'angolo interno scimmie, ma neanche matte, se è per questo. Quindi utilizzeremo il giallo semplicemente. Comunque non è male, dai, assolutamente, pensavo peggio. Ok, vado ad applicare le ciglia finte e ci vediamo tra un attimo. Sono tornata con il look completato, alla fine ho deciso di aggiungere anche una linea di eyeliner, ho messo le ciglia finte che mi hanno fatta impazzire, ragazzi, io non so che cosa sia, o sono i miei occhi che sono talmente asimmetrici. Che ogni volta che provo a mettere le ciglia finte da un lato va bene, poi dall'altro invece c'è sempre qualcosa che non va. Comunque, questo è il look completato con la palette VR Neon di Kaleidos. E niente, il risultato in realtà mi piace anche molto. Non trovo sia così, cioè è molto colorato chiaramente, ma non trovo sia così esagerato come pensavo sarebbe diventato dando un occhio appunto a questa palette. Tutto sommato, combinandoli così i colori, chiaramente skippando le ciglia finte e magari la linea di eyeliner metallico nella piega, si riesce anche ad ottenere qualcosa di un pochino più soft, ecco, come effetto. Però questo come look mi piace tantissimo e niente, no, non pensavo, cioè sapevo che mi sarebbe piaciuto come palette, però non pensavo che avrei fatto un look di questo genere che mi sarebbe piaciuto così tanto. Quindi questo è anche il secondo look con la seconda palette di Kaleidos. Non resta che la Astro Pink, che penso sia la mia preferita e che già ho indossato. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo tutorial. Come non detto, mi ero dimenticata di mettere un briciolo di mascara anche sulle ciglia inferiori. Questo è il look completato. Buongiorno mondo, oggi finiamo il round delle palette di Kaleidos Makeup con la stupendissima Astro Pink, che è decisamente delle tre la mia preferita. Ci ho già realizzato un paio di look che mi sono piaciuti da matti e devo dire che il protagonista di questa palette è questo color duochrome, che è una cosa pazzesca, veramente. Vediamo adesso che cosa mi viene in mente di truccare. Intanto sistemo un attimo la luce. Comincio con un pennello di BH Cosmetics, questo è il numero 6, e prelevo il primo marrone, quello più chiaro, che andremo ad utilizzare come primo tono di transizione nella piega dell'occhio. Questi marroni hanno entrambi una venatura leggermente rosata che sta veramente perfettamente con il resto degli ombretti della palette. Sono molto sottili e molto sfumabili, quindi riuscite a lavorarli e a stratificarli incredibilmente bene. Con un pennello da sfumatura un po' più piccolo, sempre di BH, prendo il marrone di fianco, un po' più scuro. E lo lavoro sempre nella piega. Ok, poiché vorrei provare ad utilizzare tutti i colori della palette e poiché vi ho già fatto un look su Instagram in cui utilizzo questo come tono protagonista sulla palpebra, penso che andrò ad applicare questo rosa metallico sul resto della palpebra. Scurisco poi la parte più esterna e sulla rima inferiore andremo ad utilizzare quello lì. Intanto prendo un pennello ancora più piccolino e il color Bordeaux e questo comincio a lavorarlo nell'angolo esterno.
Ora, come mio solito, prendo il glitter primer di NYX e con questo preparo la palpebra per applicarvi al di sopra l'ombretto metallico. Quindi ora prendo il rosa metallico che è praticamente tipo carta stagnola. Ora prendo un pochino anche del nero, che è super pigmentato, e questo chiaramente lo stratifico un pochino proprio nell'angolo più esterno. Ora cerco di ripetere la stessa cosa, pulire, fare sbrigare, ci vediamo per la rima inferiore. Eccomi tornata, il look è applicato su entrambi gli occhi e non posso che dirvi che lo adoro. Adoro follemente la facilità con cui questi ombretti si fanno lavorare e sono di una bellezza inaudita. Adesso sulla rima inferiore parto applicando un po' di questa matita di NYX Professional Makeup, che è la Off Tropic Pro Liner nel colore Rainstorm, che è un blu elettrico, e lo userò come base poi per l'ultimo ombretto della palette. Prendo ovviamente il duochrome, questo qua, e lo presso al di sopra della matita. Voi dovreste vedere com'è bello questo colore su tutta la palpebra, ma potete tranquillamente vederlo sul mio profilo Instagram, dove ho pubblicato una foto appunto con questo come protagonista. Ok, adesso non resta che applicare un punto luce nell'angolo interno che però vado a prendere come illuminante singolo perché nella palette non c'è un colore che funge da illuminante se non il rosa metallico, però è un po' troppo. Quindi applico il mascara, il punto luce, il blush e ci vediamo tra un istante. Eccomi tornata, quindi questo è il look completato. Non ho messo le ciglia finte perché tanto purtroppo devo struccarmi, perché per quanto mi piaccia per andare a lavoro stamattina è un po' troppo. E quindi niente, l'ho realizzato per voi per farvi vedere come funziona anche quest'altra palette, però vi invito a guardare sul mio profilo Instagram dove trovate anche un altro look dedicato a questa palette, comunque è una palette che ho integrato anche in un altro look o due. Quindi gente, questi erano i miei tre look realizzati con le tre palette di Kaleidos Makeup. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io sinceramente non posso che raccomandarvi di provare questo brand, in particolare per via dei loro ombretti metallici, tipo questo, tipo il rosa, di quest'altro turchese, eccetera, perché qualitativamente, obiettivamente, non penso di aver mai provato nulla di simile. Sono proprio iperpigmentati, quasi cremosi al tatto e la resa è impressionante. Anche i matte sono molto buoni, sono molto sottili, si stratificano bene, si sfumano bene. Sono quel tipo di matte che non danno problemi a nessuno, davvero, a differenza magari di alcuni ombretti di Melt. Con questi potete andare tranquillissimi che veramente sono a prova di chiunque. Chiaramente poi se vi interessa acquistare dal loro sito, vi ho detto che si tratta di un marchio americano e cinese. Può essere che spediscano dal magazzino cinese così come... Questa è Minù? No, è Charlie. Così come può essere che spediscano da quello americano. Io ho avuto la fortuna che mi sia stato spedito dalla Cina, quindi non so se per miracolo o per norma non è stato bloccato in dogana. Mi è arrivato tutto nell'arco di 3 settimane, non ho dovuto pagare spese aggiuntive né niente, però non posso garantirvi che sia la regola. Quindi sicuramente riordinerò da loro, vi farò sapere come andrà la prossima volta. In ogni caso è un brand che terrò d'occhio perché secondo me quest'anno
esploderanno, anche perché hanno avuto talmente tanto feedback e talmente tante recensioni positive nel 2019 che mi risulta impossibile credere che quest'anno non faranno il botto, ecco. Niente, se avete qualunque altra curiosità in merito, lasciatemela scritta giù nei commenti. Io adesso purtroppo vado a struccare questo trucco, nonostante sia spettacolare, veramente. Comunque mi sa che ne realizzerò un altro sempre utilizzando le palette. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Se vi è piaciuto lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e io spero tanto di rivedervi nel mio prossimo. Ciao, un bacione! Mua!